Nella piccola città di Manfredonia e nel tranquillo Montesano Salentino il dolore si è fatto tangibile, avvolgendo le strade e le case di una comunità colpita da una tragedia inimmaginabile. Le campane della cattedrale di Manfredonia hanno suonato a lutto, annunciando l'arrivo del feretro del maresciallo dei carabinieri Francesco Pastore, un giovane di soli 25 anni. Che insieme al suo collega, l'appuntato Francesco Ferraro, di 27 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale nel Salernitano. Centinaia di persone si sono radunate fuori dalla cattedrale, con il cuore spezzato e gli occhi gonfi di lacrime, per rendere omaggio a questi due giovani eroi, caduti mentre servivano la loro nazione. Le strade si sono svuotate, le attività si sono fermate, perché quando una comunità perde dei suoi figli migliori, il tempo sembra fermarsi. Le parole dell'arcivescovo Moscone durante l'omelia hanno risuonato con una forza struggente, riflettendo il profondo senso di perdita e l'angoscia che avvolgeva la città. La loro morte è un assassinio, la loro morte è un crimine, perché fare uso di sostanze stupefacenti significa armarsi. Le strade si sono riempite di persone che hanno voluto dare l'ultimo saluto a Francesco Pastore e Francesco Ferraro, manifestando un senso di unità e di comunione di fronte alla tragedia. Le autorità civili e militari hanno reso omaggio ai due giovani carabinieri, testimoniando il rispetto e l'ammirazione per il coraggio loro e il loro sacrificio. Il comandante generale dell'arma, Teo Luzzi, ha abbracciato la famiglia di Francesco Pastore, offrendo loro conforto e sostegno in un momento di dolore indicibile. E mentre la nazione piange la perdita di questi due eroi, è importante ricordare il loro servizio e il loro sacrificio, onorando la loro memoria e imparando dalla loro tragica fine.